Oggi, oltre alla rappresentanza di Pesaro in Azione, abbiamo tutti i componenti del nostro direttivo provinciale che sono qui e che nei prossimi giorni e nei prossimi mesi inizieranno lo stesso ascolto del territorio, innanzitutto dei cittadini su tutta la provincia, ma non solo dei cittadini ma anche delle altre forze politiche, capire quelle che sono le nostre priorità, quelle che sono le priorità per i cittadini e con queste andare a formare sulla base di un programma condiviso, quelli che saranno appunto le alleanze che saranno fatte comunque comune per comune sulla base dei candidati e dei programmi. Parleremo all'interno del nostro partito e con i cittadini di tantissime cose, dall'edilizia, da come si presenterà Pesaro all'appuntamento del 2024, alla crescita culturale, una cultura che non sarà solo, non deve essere soltanto di eventi ma anche di crescita dei cittadini, alle prospettive urbanistiche. Gli argomenti sono veramente tanti, ma prima di affrontarli in modo propositivo, per conoscerli ancora meglio di come li viviamo noi come singoli cittadini, dobbiamo confrontarci con gli altri cittadini. L'obiettivo vero è quello di dare proposte che possano piacere ai cittadini. Il risultato di un'elezione viene dopo, cioè viene quando il cittadino ha detto: ok, questa forza politica ha delle proposte che per me sono interessanti, che per la collettività sono interessanti. Quindi l'obiettivo è elaborare proposte intelligenti. Il modus operandi, diciamo, di Azione è sempre stato quello di partire da quello che si può fare da qui in avanti, più che l'andare a cercare la magagna in ciò che è stato fatto precedentemente.